Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Apriamo una serie di appuntamenti dedicati ai grandi templi italiani della storia del calcio, stati del passato che hanno regalato emozioni indimenticabili e avviato la storia di club iconici. Uno di questi è certamente lo stadio Philadelphia, casa del grande Torino, indissolubilmente legato ai trionfi di quella squadra straordinaria, scomparsa tragicamente a Superga il 4 maggio del 1949. Lo stadio è diventato un simbolo del cuore e della memoria granata, poteva ospitare fino a 30.000 spettatori ed è qui che il Torino conquistò 6 dei suoi 7 scudetti. Valentino Mazzola e i suoi compagni rimasero imbattuti per oltre 6 anni nelle partite casalinghe, stabilendo un record leggendario. Il Philadelphia, lo stadio del grande Torino. L'idea di costruire uno stadio nel borgo Philadelphia, nella parte meridionale di Torino, nasce dall'intuizione del conte Enrico Marone Cinzano, imprenditore e presidente del Torino negli anni 20. In soli 5 mesi viene completato il primo nucleo dell'impianto, con una capacità di 15.000 spettatori, 1.300 posti nella tribuna centrale, 9.500 nelle gradinate e 4.000 nel parterre, mentre le tribune laterali saranno aggiunte in seguito. Il costo complessivo dello stadio ammonta a circa 2 milioni e mezzo di lire, in un periodo in cui un litro di latte costava poco più di una lira e un chilo di pane poco meno di 2. Traducendo questa cifra ai giorni nostri, gli esperti stimano che la costruzione dello stadio Philadelphia sarebbe costata intorno ai 2 milioni di euro, rappresentando un esempio di gestione economica oculata. Originariamente il Philadelphia occupava un'area di 38.000 metri quadrati, circondata da un muro perimetrale alto 2,5 metri. Sotto la tribuna, realizzata in legno e ghisa in stile Liberty, si trovavano il parterre, disposto su 13 file, e le gradinate in cemento. Le poltroncine della tribuna erano di legno e numerate. La facciata esterna era caratterizzata da mattoni rossi, colonne e ampie finestre con infissi bianchi, collegate tra loro da un ballatoio con ringhiera in ferro. La struttura portante dell'edificio era in cemento armato, mentre le tribune erano sostenute da pilastri che sorreggevano una rete di capriate in legno, coperte da pannelli di Eternit. Il parterre era composto da 7 trasversali in muratura, mentre all'ingresso dello stadio si ergeva un sostegno per la bandiera, alto circa 6 metri, con un basamento ornato da bassorilievi in stile Art Deco. Il campo da gioco, dimensioni regolamentari 110 metri per 70, era in erba naturale dotato di un sistema di drenaggio innovativo per l'epoca. Sotto la tribuna si trovavano l'appartamento del custode, 14 camere per i giocatori e l'arbitro, l'infermeria e la direzione, una sala per i rinfreschi. I giocatori accedevano al campo dagli spogliatoi attraverso un sottopassaggio. Alla fine di agosto 1926 il quotidiano La Stampa annuncia l'inaugurazione del Campo Torino, come era allora chiamato il Philadelphia. L'inaugurazione del Philadelphia avvenne durante la terza giornata di campionato, quando il Torino ospitò la Fortitudo Roma. La partita si disputò alle ore 14:30 con l'arbitro Trezzi di Milano a dirigere l'incontro. La principessa Maria Adelaide fu la madrina dell'evento, mentre l'arcivescovo Gamba benedisse l'impianto. Il calcio d'inizio fu dato dal Duca d'Aosta. Sul campo, il Torino dominò nettamente la partita, travolgendo gli avversari con un 4-0 grazie alle doppiette di Rossetti II e Libonati. Il nuovo stadio porta subito fortuna al Torino, che conquista 2 scudetti consecutivi nelle stagioni 1926-27 e 1927-28. Anche se il primo titolo verrà successivamente revocato a causa del caso Allemandi. Negli anni successivi alla sua inaugurazione, lo stadio Philadelphia subisce diverse modifiche. Nel 1928 viene aggiunta una biglietteria e nel 1932 la gradinata della tribuna viene ampliata, portando la capienza complessiva a 30.000 spettatori. Nel frattempo il Torino continua a collezionare successi, vincendo la Coppa Italia nel 1936 e raggiungendo l'apice della gloria negli anni 40 con i 5 scudetti conquistati dal grande Torino. Il primo titolo arriva nel 1942-43, accompagnato da un'altra Coppa Italia, mentre i restanti 4 sono ottenuti nel periodo post-bellico, nonostante la Seconda Guerra Mondiale. Sotto la guida del presidente Ferruccio Novo nasce una squadra leggendaria, capitanata dal carismatico Valentino Mazzola. Per quasi 7 anni, dal 31 gennaio 1943 al 23 ottobre 1949, il Torino resta imbattuto nelle partite casalinghe
per un totale di 100 incontri, di cui 88 disputati al Philadelphia. Durante questo periodo il Granata ottengono 89 vittorie, 11 pareggi, segnando 363 gol e subendone solo 80. Il Philadelphia diventa così un luogo mitico, un vero e proprio fortino inespugnabile. Gli avversari, intimoriti dall'atmosfera e dal pubblico appoggiato alle inferriate, spesso scendono in campo già rassegnati alla sconfitta, che quasi sempre si concretizza a favore del Torino. Il grande Torino infrangeva record su record, come dimostra il clamoroso 10-0, inflitto all'Alessandria nel 1948. Ancora oggi la vittoria con il maggior numero di gol segnati dai Granata in una singola partita. Inoltre, nel campionato 1947-48 la squadra stabilì un altro primato. Segnò 125 reti in 40 partite, un record ancora imbattuto in un torneo di Serie A a 21 squadre, con una media straordinaria di 3,1 gol a partita. Valentino Mazzola, capitano e leader indiscusso, contribuì anche con la tripletta più veloce nella storia del club, realizzata in soli 2 minuti tra il 29esimo e il 31esimo, in un netto 6-0 contro il Vicenza. Tutti questi traguardi vennero raggiunti nello storico stadio Philadelphia, che con i suoi 30.000 spettatori presenti regolarmente divenne un luogo sacro per i tifosi del Toro. Proprio lì nacque il leggendario quarto d'ora granata, quei 15-20 minuti in cui il grande Torino cambiava marcia, schiacciando l'avversario e infiammando il pubblico. Anche quando la squadra sembrava giocare sottotono, ci pensava Oreste Bolmida, il capostazione di Porta Nuova, a dare la scossa. Con la sua trombetta, usata per far partire i treni, emetteva 3 squilli che richiamavano i giocatori granata all'azione. In risposta Mazzola si arrotolava le maniche della maglia, segnale che la squadra stava per accelerare, e in quei minuti il Torino tornava a dominare, ribaltando il risultato. Il quarto d'ora granata si manifestò in diverse occasioni nel dopoguerra, a partire dalla primavera del 1946. Memorabili furono le rimonte contro squadre come Roma, Milan, Bologna, Vicenza, Napoli, Andrea Doria e Livorno, tutte travolte dai granata dopo il suono della mitica trombetta. La vittoria più epica arrivò il 30 maggio 1948 contro la Lazio. Dopo 22 minuti il Torino, incredibilmente sotto 0-3, iniziò la sua rimonta con il gol di Castigliano. Fu allora che Bolmida suonò la sua tromba e Mazzola arrotolò le maniche. Nel giro di poco tempo il Torino segnò 3 reti con Gabetto, Castigliano e infine Mazzola, che siglò il gol del 4-3, portando l'intero stadio in delirio. I grandi campioni del Torino trasmettevano ai giovani del vivaio ciò che ricevevano, li motivavano e li incoraggiavano ad allenarsi con impegno per seguire le loro orme. Tuttavia gli anni d'oro del Philadelphia e del grande Torino si conclusero tragicamente il 4 maggio del 1949 con la tragedia di Superga. In quel giorno funesto persero la vita 18 giocatori della leggendaria squadra, tra i quali Bacigalupo, i fratelli Aldo e Dino Ballarin, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Grezzar, Loic, Maroso, Martelli, il capitano Valentino Mazzola, Romeo Menti, Operto, Ossola, Rigamonti e Schubert, che erano di ritorno dalla trasferta di Lisbona contro il Benfica. Insieme a loro morirono anche il direttore generale Agnisetta, il consigliere Civalieri, il direttore tecnico Egri Erbstein, l'allenatore Livesley, il massaggiatore Cortina, i giornalisti Casalbore, Cavallero e Tosatti, l'organizzatore Bonaiuti e i 4 membri dell'equipaggio, incluso il comandante, il cui nome era incredibilmente Gigi Meroni. Il 6 maggio 1949, durante i funerali di quella che è considerata da molti la squadra più forte di tutti i tempi, il capostazione Oreste Bolmida suonò per l'ultima volta la sua tromba in onore di Valentino Mazzola e dei suoi compagni. Nonostante la tragedia, il Philadelphia continuò a ospitare la prima squadra del Torino fino al 1963, con l'eccezione della stagione 1958-59 e di un periodo successivo ai danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. Fino al 1989 l'impianto rimase il luogo degli allenamenti della squadra e dal 1926 al 1993 fu il campo delle partite della squadra Primavera e delle altre formazioni giovanili granata, fino alla ristrutturazione alla rinascita degli ultimi anni. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!